Può sembrare stupido, ignorante, volgare trattare un argomento del genere. Però, almeno a 20 anni di distanza dall'uscita del primo Tomb Raider, penso che vada fatto. Parliamo delle tette di Lara. Non è un modo per sminuire o ridicolizzare l'importanza di questo personaggio che è diventato un simbolo del gaming mondiale fin dalla prima generazione di PlayStation. Anzi, vuole essere una maniera per ricordarlo ancor meglio, perché è un argomento di studio davvero molto interessante e ha la sua importanza. Per cominciare, trasportiamoci a 20-25 anni fa. Il gioco iniziava a insediarsi di prepotenza, nel senso più commerciale del termine, nelle case delle persone, ma già c'erano degli stereotipi ben definiti. C'era la principessa da salvare, c'erano animaletti antropomorfi che salvavano il mondo, e soprattutto c'era lui, c'era il macho, c'era il duro, il palestrato, quello con i fucili e con le pistole, l'avventuriero. Quello che non aveva paura di nessuno. Ne abbiamo visti di tutti i tipi. C'era quello con le palle d'acciaio che aveva finito le chewing gum, c'era quello in missione su Marte che si è ritrovato alle porte dell'inferno, c'era quello che combatteva i dinosauri. Insomma, era il periodo d'oro dell'action man tutto muscoloso e in mostra con il testosterone. C'è da dire che poi, a lungo andare, questo trend cominciava anche un pochino a rompere le palle, per rimanere sempre in tema macho. Ah, tra parentesi, i giochi di action man facevano tutti cagare. Ora, non si può negare che il campo dell'avventura e dell'azione per i videogiochi era una prerogativa di noi maschietti. Cioè, c'era molto maschilismo nel genere. E poi, vabbè, non parliamo dell'argomento armi e donne, perché quelli poi sono altri tipi di stereotipo e non c'entrerebbero con questo video. Ma nel 95 qualcuno, chiamato Core Design, decide che tutto questo potrebbe cambiare, quindi propone un'eroina, prima di tutto eroina, quindi donna, poi che non sia molto pompata, ma abbia un fisico più normale, per così dire. Non sia la solita testa vuota, ma sia un'archeologa. E soprattutto non sia il classico modello bambolona americana, ma sudamericana. Beh, non tutte le cose furono rispettate perché Laura Cruz, che doveva essere sudamericana, fu trasformata in Lara Croft con un nome molto più british e che poteva essere più appetibile. Ma perché Lara Croft fu una bomba al suo debutto nel 1996? Non c'era già parecchio fanservice nei giochi dell'epoca? Certamente, c'era Duke Nukem, c'era Sexy Parodius, c'erano tantissimi giochi giapponesi e non per arcade e non che avevano fanservice da tutte le parti. Ora, perché una perfetta sconosciuta come Lara Croft, un modello poligonale con le tette a punta, deve avere tutto questo successo? Beh, i motivi validi ci sono. Lara, è inutile dirlo, fece subito breccia nel cuore di noi maschietti. Non solo nel cuore, però quel pantaloncino corto, quella magliettina striminzita e soprattutto quell'enorme balcone che aveva. Sì, era a punta, era poligonale, però era il periodo in cui i videogiochi ci consentivano ancora di immaginare e di sognare. Il bello è che inaspettatamente, oppure meno, divenne un personaggio molto molto apprezzato anche dal genere femminile, perché non era la classica bambola americana tutta sorrisi e tutta dolce. Era una donna cazzuta, era acculturata, era una donna che non aveva bisogno di un partner, era indipendente. Nonostante tutto questo, ha ragione o meno? Se tirassi nel bel mezzo di un discorso la parola Lara Croft, cos'è la prima cosa che vi viene in mente? 9 persone su 10 stanno pensando la stessa cosa, quindi ritorniamo all'argomento principale, titolo del video. Infatti ricordo che sulle testate e riviste dell'epoca, la prima cosa che fece parlare di Tomb Raider anche da prima della sua uscita era proprio il personaggio e soprattutto il suo seno. E la cosa bella è che quel suo seno enorme e soprattutto a punta non era neanche voluto all'inizio. Tony Gard, creatore del personaggio, stava creando il modello poligonale di Lara partendo dai bozzetti di quel che era una ragazza con le labbra carnose e molto attraente. Giocando con i 230 poligoni che compongono l'eroina, per scherzo provò ad aumentare del 150% le proporzioni del seno. Poi le mostrò al resto del pubblico dicendo: «Ehi ragazzi, che ne dite? Vi piace il modello così?» Il problema è che al contrario di quanto si aspettava, cioè risposta del tipo «No vabbè, rimetti tutto a posto, dai, smettila di scherzare, roba del genere», le risposte che ottenne furono: «Oh, sai che così forse è molto più croccante?» Questo scherzetto procurò alla Core Design il monopolio di tutte le discussioni sui videogiochi dal 96 fino agli anni a venire.
e non darmi del pervertito, perché è così, perché se non c'eri non puoi saperlo, se c'eri te ne sei dimenticato, ma le tette di Lara, le bombe di Tomb Raider, sono rimaste nella storia per anni. E queste tette poligonali e a punta portarono alla follia mezzo mondo. Tanto per cominciare, anche in Italia all'epoca cominciarono ad esserci parodie in televisione, Lara prese il monopolio di tante testate e giornali, con tanto che di giocatori non ce n'erano poi tantissimi e se c'erano erano molto nascosti e non erano potenti come sono adesso. Anche nello stesso Zero Comico, se non avete visto l'episodio di Giochi Brutti potete recuperare cliccando sulla scheda, fa un'apparizione, una Lara diciamo un po' stereotipata ed esagerata, però anche in Italia vediamo comparire un personaggio dei videogiochi praticamente ovunque. E stiamo parlando sempre prima della fine del millennio. La cattiveria massima, che durò più o meno fino al quarto capitolo di Tomb Raider, era che si generò questa leggenda metropolitana per la quale esistesse una maniera, un codice, un trucco per riuscire a giocare con Lara senza veli. Cioè tu mettevi un codice e dovevi avere Lara nuda sullo schermo. Quindi ad ogni uscita di Tomb Raider ricordo che la gente comprava un sacco di riviste con la speranza di poter trovare in mezzo ai codici del gioco anche quello per spogliare Lara. E la Core Design ci marciò molto su questa cosa, rilasciando dei codici e ragazzi con questo potete spogliare Lara. Molto spesso non succedeva niente, nel peggiore dei casi il personaggio esplodeva. I vecchi giocatori sicuramente si ricorderanno di questa cosa. Quindi una delusione dietro l'altra e tanti soldi spesi in riviste. Invece chi non ebbe scrupoli era l'utenza PC, perché ovviamente se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto. Venivano create delle patch, ovviamente su PC si poteva fare, su console no, per poter spogliare Lara. Il sito più celebre che faceva questa operazione era NudeRaider, non so se esista ancora, però mi ricordo che era un appuntamento fisso ad ogni uscita di Tomb Raider. Tu praticamente scaricavi la patch e ti trovavi Lara semplicemente con lo zainetto, fondine e anfibi. Fine. Erano tempi bellissimi e sta cosa viene fatta ancora oggi. La malattia per le tette di Lara, che al confronto la tag escile e il rutto di un criceto, toccò il suo apice con Tomb Raider 3, dove qualche rivista, anzi alcune riviste si misero anche d'accordo, tirarono fuori la notizia per la quale se tu prendevi il CD del gioco, lo mettevi a 400 watt nel microonde e lo riscaldavi per 5 minuti, poi lo mettevi subito nella PlayStation, la PlayStation avrebbe riconosciuto il calore delle molecole del CD e Lara si sarebbe spogliata. Tantissimi ragazzini piansero in quel mese, io fortunatamente non ero uno di quelli, però cascai invece in un altro codice che diceva che se suonavi Wannabe delle Spice Girls con X e tasto giù, Lara avrebbe cominciato a spogliarsi. Oh ragazzi, ero piccolo e cretino, poi tentare non costava. Per anni, per quasi un decennio, Tomb Raider ha avuto un successo astronomico perché è riuscito a suscitare i sogni peggiori, diciamo così, di generazioni intere di videogiocatori che sognavano un mondo senza quella canottierina. Mentre i più evoluti cercavano le fanart zozze col 56K. Tutta questa magia finisce tragicamente nel 2006 con l'uscita di Tomb Raider Legends, a 10 anni precisi dal rilascio del primo Tomb Raider. Lì ci furono le ultime grandi discussioni, però in senso negativo e malinconico. Ma che fine hanno fatto? Ma perché? Come mai non è più abbondante? Come mai hanno dovuto rivedere il design del personaggio? Il marchio di fabbrica di uno dei giochi più popolari al mondo era così, all'improvviso, come per magia, svanito. Cioè, non è che all'improvviso Lara fosse diventata una tavola, però quell'abbondanza che aveva contraddistinto una saga e che l'ha resa celebre, vederlo scomparire così all'improvviso non è stata una cosa così banale e soprattutto stupida. Era una magia del resto che durava praticamente da 10 anni, e un gioco che dura 10 anni è un gioco che dura 10 anni. Presto l'immaginazione e la distorsione che tanto amavamo avrebbe ceduto il passo a una grafica sempre più realistica, quindi proporzioni corrette, niente distorsioni esagerate, e in poche parole meno spazio all'immaginazione. E sicuramente ci avranno dato da pensare questi geni cultori del marketing, secondo cui l'immagine di Lara potrebbe non essere compatibile con un pubblico più grande, dove la madre potrebbe pensare chissà cosa se compra un gioco a suo figlio, dove la ragazza magari un po' più piatta potrebbe sentirsi offesa. Ma porca miseria, avete rotto le palle!
Quindi secondo loro le ragazze piatte avrebbero dovuto insorgere non contro la fame nel mondo, non contro le guerre, ma contro una ragazza 250-80. Virtuale. Vediti Lara negli ultimi capitoli. Che cosa trovi? Un gioco piatto, legato alle solite ambientazioni, per esempio la giungla, tanti nemici. Poi magari c'era il capitolo prequel di Tomb Raider dove, oddio, ho ucciso qualcuno, oddio, così colà, tutta questa Lara fragile che si fa problemi, tantissimi puzzle semplici da risolvere. Che fine hanno fatto invece la solitudine e il senso di smarrimento che ti davano i primi Tomb Raider e che l'hanno reso davvero celebre? Quel senso di andare da qualche parte e non sapere cosa ti saresti trovato avanti. Poi adesso i supporti via radio, c'hai un amico, c'hai l'alleato, c'è quello che ti dà supporto. Oh, Tomb Raider era Lara Croft contro tutti. Cioè che anche nei primi capitoli, quando ti compariva un nemico umano e non un animale, dicevi: ehi cacchio, non mi sento più solo, sto in compagnia. Questo è Tomb Raider, questa è l'avventura. Che fine ha fatto adesso? Questo mi sto chiedendo. E perché tutto questo? Perché ora questo viene imposto, quello è il trend, questa è la moda e dobbiamo accontentare più persone possibili. Quella fetta di giocatori che magari non esisteva all'epoca dei primi Tomb Raider e che adesso c'è e si impone, si fa sentire, sono tanti. E ora, l'argomento tette con il quale ho aperto il video, è servito come metafora? Non è una maniera per porre in maniera volgare un'argomentazione su Lara Croft, non è una mercificazione, parola che tutti sono pronti ad utilizzare oramai. Sono il simbolo di un cambiamento che a tanti, troppi giocatori, non è andato giù. È la sparizione di quel tocco di fantasia che dava pepe in più dell'evidenziare in maniera caricaturale un personaggio con tratti femminili così marcati che poteva fare il mazzo quando voleva a qualsiasi omaccione pompato, del mantenere nascosto un tesoro inaccessibile ma allo stesso tempo così vicino e così presente sempre. Il massimo che i programmatori ci hanno dato, e hanno fatto bene, sono stati scherzi come quelli che ho accennato prima col microonde o le esplosioni, qualche cutscene finale che faceva sperare per un attimo al meglio, ma in realtà era un altro trabocchetto che ti faceva aumentare il desiderio di trovare un qualcosa che alla fine era una banalità, ma era effettivamente l'anima del personaggio. Sei ancora qui? Tutto questo soprattutto senza essere mai volgari o insistenti. Ditemi un solo capitolo in un qualsiasi Tomb Raider dove si fanno allusioni esplicite o volgari al seno della protagonista. E allora il problema? Dov'è? Il problema, secondo me, è che il marketing ad ogni costo ha distrutto Tomb Raider. Sì, abbiamo ancora Tomb Raider interessanti, con una storia simpatica, semplificati, ma ancora giocabili. Eppure sento che qualcosa manca, qualcosa è sparito. Sarà magari quella sensazione di essere noi. Lara è un ambiente tutto da esplorare di cui non sappiamo nulla. Quell'elemento di mistero, quell'elemento di avventura, quelle sensazioni di tensione, di non sapere cosa ti saresti trovato avanti, beh, a me mancano tantissimo. Sarà forse che esagero, ma quelle tette partite enormi contenevano innovazione, contenevano novità, contenevano divertimento, contenevano tantissimi elementi validi che hanno reso celebre una saga. Guardatele ora adesso, cosa possono contenere. Per oggi da Fraus è tutto, ci rivediamo al prossimo video.